Live Social. Live Social Radio News 24 con Matteo Di Lillo. Amici ascoltatori, ci spostiamo a Livorno in Toscana per andare a conoscere più da vicino la realtà di un'attività agricola che si chiama, che è l'azienda agricola Garzelli. Do quindi il benvenuto al responsabile Federico Garzelli. Ben trovato Federico. Buonasera. Allora Federico, come nasce questa idea, insomma questa passione per l'agricoltura e questa azienda in generale? Allora, l'azienda è già dai nostri genitori. Parlo dei nostri genitori perché noi siamo quattro cugini e due coppie di fratelli derivanti da due fratelli, cioè mio zio e mio babbo, che lavorano da 60 anni, un'azienda agricola da 60 anni, però hanno sempre commercializzato all'ingrosso nel mercato ortofrutticolo di Livorno. E questa idea nasce da un po' di tempo, da 2 o 3 anni, per riattivare l'azienda che si era un po' affievolita, perché chiaramente essendo già abbastanza grandi, quindi si parla di persone di una 70ina di anni, e è nata in questi tempi di coronavirus, perché noi abbiamo 2 ristoranti e purtroppo siamo fermi. Allora, certo. Ci siamo rimboccati le maniche e siamo ritornati a lavorare nei campi da come eravamo cresciuti, ti parlo di 25 anni fa. Ma che bella storia! È una storia purtroppo di necessità, e poi è divenuta comunque sempre passione, perché piace questi lavori, c'è solo passione. Però sai Federico, quando qualcuno, diciamo, quando sento queste persone, no, come te, che nel periodo di difficoltà, invece ecco di stare a casa o di rimanere nella propria condizione, trovano la forza per cambiare, secondo me è sempre lodevole, perché comunque, no, vedi, si è chiusa quella porta, ma per voi si è aperto il portone, insomma, è proprio il caso di dirlo. Sicuramente, non siamo abituati a stare fermi, e anche perché non aspettiamo grandi aiuti da nessuno. Abbiamo avuto questa opportunità, la sfruttiamo, e abbiamo già ristrutturato, malgrado in questo periodo non è facile perché è tutto abbastanza chiuso, serrato. Allora, siccome abbiamo ristrutturato un vecchio capannone attivo oggi, stiamo facendo consegna delivery, perché chiaramente la maggior parte delle persone non si può muovere fino a quando sarà, certo. E quindi facciamo già consegne, e quindi facciamo partire la mattina il camion, che portano una media di 30-40 spese, e più noi siamo direttamente in azienda a vendere, e spesso capita che la roba non l'abbiamo a pieno, perché magari vado con il coltello e taglio quello che c'è da fare. Che prodotti lavorate, Federico? Noi facciamo orticoltura in primis, quindi dall'insalata al pomodoro, al cavolo, alla cicoria, alla bietola, pinocchi, carote, tutto quello che compete nell'orticoltura. Abbiamo circa 6 ettari di terra, di cui la maggior parte è sericoltura, quindi siamo protetti, quindi anche per le stagioni, che ci permette di avere più o meno sempre una buona quantità e qualità di vegetale, al di fuori poi del tempo, perché visto questi ultimi giorni ha fatto, ora un po' meglio, ma magari di giorno fa caldissimo e la sera è stato freddo, quello per i vegetali è un po' deleterio, perché si rimangono un po' indietro. Invece questo ci permette di avere sempre una buona qualità e anche della roba veramente bella. E poi il chilometro zero, tra le altre cose, noi non usiamo niente di veleni o pesticidi, ma tutta roba naturale. Certo. Allora, ultima domanda che vorrei farti è se ci sono dei canali social, appunto il sito web, dove possiamo vedere più da vicino la vostra produzione, perché no, decidere anche di provarla. Certo, ad oggi siamo molto attivi su Facebook e su Instagram come azienda agricola Garzelli, e non abbiamo avuto ancora il tempo di fare il sito internet, abbiamo fatto la registrazione, ma essendo in questo periodo un po' strano, quindi non abbiamo avuto ancora modalità di aprire un canale anche web, con una pagina web. E per il resto, visto, bene o male, i canali social sono quelli più veloci, abbiamo avuto un grande impulso e un riconoscimento dalle persone che ci spingono, e piace questa cosa qua, il chilometro zero, o comunque
quello che facciamo nel nostro piccolo a Livorno, perché comunque ci sono poche aziende agricole, sono piccoli orti o comunque grandi distribuzioni, ma noi facciamo veramente qualcosa che è nostro, niente di importato dagli stati esteri, certo, o comunque da altri posti. Allora, che dirti? Complimenti, complimenti a te e alla tua famiglia, Federico Garzelli, e un grande in bocca al lupo per il futuro. Mi ringrazio, un saluto, grazie. Altre interviste sulla nostra pagina Facebook Live Social Radio, Matteo Di Live Social.